che il titolo può essere Arte scheggiata. Senz'altro, perché lo cito anch'io. Lo citi quel, sì, quel... lo cito come un'esperienza più tipicamente moderna, non per l'arte, diciamo, delle artiste del passato, ma per quel che riguarda il Novecento non c'è dubbio, soprattutto la seconda parte del Novecento, quando è nato il segno meno iconico, meno collegato con la figuratività e con la narratività del quadro, e evidentemente l'aspetto autobiografico e l'aspetto favolistico tipico della donna, della natura femminile, tipicamente femminile, del raccontare, del dipingere, del percepire, del trasfigurare, e questo ha trovato uno spazio preciso. Nel passato le pittrici in un certo senso vivevano dentro una scuola, o erano figlie di pittori o sorelle di pittori, come il caso di Artemilia Gentileschi, famosissimo, figlia di Orazio Gentileschi, Lavinia Fontana, Angelica Kaufmann con un padre che la gestiva alla fine del Settecento. Quindi erano artiste dentro una tradizione forte, di linguaggio forte, e avevano la possibilità di avere un pubblico, dei compratori, avevano anche un certo successo, pur essendo poche rispetto al numero dei pittori o dei scultori, che erano certamente molti di più. Quando si verifica che il loro linguaggio diventa particolarmente significativo come linguaggio femminile? Quando diventa quasi un simbolo, come nel caso della Rosalba Carriera, che usa il pastello, e usando il pastello come linguaggio tipicamente femminile ottiene un successo proprio come donna, in quanto bravissima pittrice, straordinaria, nota in tutta Europa, però pittrice di pastello e d'acquarello, cioè non pittrice di ad olio, cioè non ha mai fatto cose ad olio, quindi si è connotata proprio nell'elemento che voleva limitarla, l'elemento che, diciamo, che nella cultura del tempo voleva limitare l'artista a acquarellista o pastellista. Lei lì è eccelsa e quindi è diventata importante. Il genio maschile non ha nulla da temere dal gusto femminile. Agli uomini spetta ideare i grandi progetti architettonici, le sculture monumentali, i generi pittorici più elevati, le forme di arte grafica che richiedono una concezione sublime ed ideale dell'arte. Le donne si dedichino a quei generi artistici che da sempre prediligono: i pastelli, il ritratto, la miniatura, oppure alla pittura di fiori. Così scriveva il critico Léon Lagrange nel 1860. Con l'Ottocento e con il Novecento noi siamo di fronte a un mutamento totale che riguarda sia gli artisti che le donne, quindi non è solo un fatto che riguarda solo le pittrici o le scultrici o le creative femminili, ma anche la creazione maschile. È mutato tutto dopo la Rivoluzione francese, e quindi muta anche il ruolo della donna. La donna si mette in una condizione certamente meno solida di quella che non poteva essere nel passato, pur all'ombra dell'uomo che la proteggeva o della corporazione che la proteggeva. Maria Baskirtseva annotava nel 1878 nel suo diario: «Ho scritto a Collignon che vorrei essere un uomo. So che così diventerei qualcuno, ma con le sottane che cosa si può fare? Per la donna il matrimonio è l'unica carriera». Le personalità
femminili importanti ritornano fuori, riemergono con il Novecento. Basta pensare a Editha Broglio e alla Raphael Maffei, che pur venendo dall'est sono delle personalità che si sono amalgamate moltissimo con la cultura italiana. Editha Broglio con quella del Novecento e la Raphael con la scuola romana, e sono state veramente delle grandi protagoniste. Sai, Alyosha, voglio andare a vedere l'Europa. Lo so già che vado solamente a visitare un camposanto. Sarà però un camposanto prezioso, e lo so sin da ora che finirò per cadere in terra e per baciare queste lapidi, e che piangerò su di esse. Però non piangerò di disperazione, andrò in estasi per le stesse mie emozioni. Questa citazione, tratta dai fratelli Karamazov, Editha Broglio la riporta su Valori plastici per esprimere il suo stato d'animo quando lascia la Livonia. Si stabilisce a Roma nel 1912. In una mostra di opere di donne artiste curata dalla Nocklin e dalla Sutherland negli Stati Uniti negli anni 70, ai bordi dell'epoca femminista, quando ci si illudeva di restituire alla donna, se non il valore del suo passato, almeno lo spazio e il ruolo del suo futuro, colpisce l'assenza totale delle italiane protagoniste del Novecento. Io mi sono chiesta perché. Io penso che molto deriva dal fatto che in Italia noi intanto in generale non sappiamo valorizzare la nostra cultura, e poi che questa lotta a coltello per la fama, per il successo, determinata anche da problemi dell'organizzazione mercantile, ha in qualche modo penalizzato queste donne del Novecento, più di quanto non abbia fatto per quello dell'Otto o dei secoli precedenti. Stranamente è avvenuto che è caduto sopra di noi un silenzio abbastanza impressionante, insomma, perlomeno queste due figure sono state proprio taciute. La documentazione sulle donne, sulla Pasquarosa, sulla Deiva De Angelis, sulla Rosa Rosà, le protagoniste del futurismo, è una ricognizione che dà il senso di una fluidità storiografica impressionante, cioè perché compaiono e scompaiono, dove sono finite. E quindi si individuano anche le cusce dove sono comparse, dove si sono imposte, ma poi la storia individuale si perde. Questo probabilmente deriva anche dal fatto che le donne hanno una vita come femminilità sempre più difficile, perché come ho citato prima i casi delle impressioniste che avevano dietro di sé una solidità sociale economica, e quando la donna non ha niente di tutto ciò e deve essere madre, moglie, sorella, eccetera, e contemporaneamente lavorare, creare, spesso si decide tardi a fare quello che avrebbe voluto fare fin dall'inizio, stacca a un certo punto, smette di farlo perché non è stata sufficientemente riconosciuta, nessuno l'ha incoraggiata. Una mia amica scultrice dice sempre che vorrebbe avere una moglie vicino a sé. Perché? Perché evidentemente ha individuato nell'elemento femminile appunto la moglie, l'amante, la donna che la compagna, diciamo, cosa fa spesso? O la madre, spesso raccoglie quello che si fluidifica, tutto quel materiale d'archivio che è importantissimo per rendere per dare una cornice alla persona nel mondo, e questa cornice viene a mancare. Mancando la cornice nessuno si occupa, tutti sono contenti di non occuparsi di una persona. La storiografia è fatta in fondo di imbarazzo dello storiografo, e dice adesso questo dove lo metto? Allora quindi se c'è un modo di eliminarlo si è tutti contenti, e le donne
sono le più facili da eliminare perché non hanno questa documentazione archivistica, questa capacità di manageriale o questa possibilità di manageriale del proprio lavoro e quindi scompaiono. L'atteggiamento della critica d'arte nei confronti delle donne si è modificata diciamo rispetto dall'inizio del secolo ad oggi oppure è ancora molto carente nei confronti della donna? Secondo me è molto carente ancora, assolutamente carente. Prima per pregiudizi precisi, che erano quelli della tradizione maschilista, così chiamiamola ancora con questo termine ormai desueto, poi proprio di fatto perché per quella ragione che si diceva prima, le donne vengono accantonate in quanto non avendo una organizzazione ben definita dal punto di vista della cornice sociale, se possono eliminarli, i critici le eliminano dalla mostra, le eliminano dal libro, le eliminano dappertutto, cioè c'è anche una donna, sì adesso ce la due donne bastano, mettiamocene due. Perché alla fine poi è così, è una minoranza che non è più una minoranza, ma loro vogliono ancora considerarla una minoranza. Da un racconto di Adriana Pinkerle sembra che Roberto Longhi, visitando una mostra di Ziveri, Maffai e altri della scuola romana, esclamasse: «A me piace la femminuccia». Si trattava appunto di Adriana Pinkerle negli anni 30. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mi sono chiesta per quale motivo, per esempio, le difficoltà delle donne giornaliste, perché qui abbiamo fatto questo libro appunto in cui tanti settori venivano analizzati, no? Allora, le donne giornaliste, le donne scrittrici, le donne storiche, hanno meno difficoltà delle donne pittrici o scultrici. Perché? Evidentemente qui è intervenuto un fatto oggettivo, che è l'influenza diretta del potere e del denaro nelle organizzazioni dell'arte, cioè non esiste una zona dove è più importante che quella dei... anche i musei ne sono coinvolti, i musei internazionali, eccetera, sono spesso diretti da manager, da gente capace, specialmente in America, in Germania, che in qualche modo conosce anche tutto l'aspetto come vendere, cioè l'arte è una delle cose più mercificate che si possono immaginare. Ecco. In America hanno imparato di più, cioè se noi pensiamo a quello che succede in Europa e quello che succede negli Stati Uniti, per quel che mi consta, negli Stati Uniti le donne hanno imparato, e poi per una ragione anche proprio di un femminismo trionfante lì, che ha avuto un certo tipo poi di connotazione, il femminismo come non come fatto di femminilità, ma come meno sottilmente come fatto di gruppo che si impone socialmente, le donne socialmente hanno ottenuto di più sul piano proprio delle arti figurative. Ci sono molte protagoniste femminili in America, negli Stati Uniti, intendiamoci, non l'America del Sud. In Europa meno, in Europa la situazione è rimasta ancora priva di questa possibilità. Ecco. Essendo l'America partita capitalista, senza nessuna tradizione dietro, ha un'organizzazione molto più avanzata e quindi in questo senso le donne sono abituate a una strategia che è quella, anche loro, e quindi naturalmente è diverso per loro. Loro sono delle grandi direttrici di museo, sono importanti nelle università, sono importanti ovunque, quindi c'è un'altra situazione per le donne negli Stati Uniti, malgrado anche lì si possa fare la tara su molte cose, però certamente
hanno conquistato questa famosa libertà, sono partiti con la libertà gli americani e la libertà ce l'hanno. C'hanno molta mercificazione, molta più mercificazione che da noi, tuttavia hanno saputo anche come inserire il rapporto qualità-mercificazione meglio di noi. Questo non è un illuminato lager che ospita una comitiva di dame con renard per definire il genere pittrici e scultrici. L'altra faccia della medaglia è costituita da sperimentatrici geniali, afferma Lea Vergine, e Marisa Volpi aggiunge, e con esse va buttato a mare il concetto di normalità, constatando con allarme tuttavia quanto sia divenuta ancora più precaria la loro presenza nell'anagrafe sociale e storica in un'epoca di così radicali mutamenti. No, 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 no.